Bentornati nel mio canale, io sono Rita e questo è il mio canale L'arte del fatto a mano. Oggi vi voglio proporre lo scialle bianco di rosa. Volevo anche fare uno scialle con questo bellissimo motivo che ho già applicato ad una maglia e ho visto che anche applicandolo su uno scialle avrebbe dato un ottimo risultato. È uno scialle molto delicato, dalla trama larga per mettere in risalto il punto rilievo della sua lavorazione di questi tre bellissimi petali. Io ho utilizzato un filato della Tessiland, ho usato delle rocche di un filato in misto cotone che si chiama Andy. Ho usato filo doppio, quindi con due rocche e l'uncinetto del numero 3. Questo è un filato molto raffinato, vedete che ha un leggero lamé molto delicato, ma essendo molto sottile, vedete, molto sottile. Se non dovete lavorare dei gioielli, va lavorato doppio. Ho utilizzato due rocche perché appunto va lavorato doppio e sul sito della Tessiland troverete anche tantissimi altri colori molto delicati, anche con l'oro e anche con altri tipi di lurex, quindi l'Andy della Tessiland. Questo scialle è semplicissimo da realizzare. Si parte dalla punta dello scialle e ci si allarga aumentando i motivi. Ci si allarga automaticamente, seguendo appunto la lavorazione che vi spiegherò. Si allarga dai lati del triangolo fino a diventare uno scialle molto ampio. Ma quella, la larghezza la deciderete voi in base alle vostre esigenze, ai vostri gusti. Vedete, questa è la lavorazione, si vede molto bene il rilievo perché la rete che c'è sotto non è fatta con una catenella come nel caso della maglia giallo di rosa, ma è fatta su una catenella, su una maglia. Vedete, questa è, chiamiamola rete di 2 catenelle. Poi alla fine andremo ad applicare qui lo stesso bordino di giallo di rosa. Poi adesso vedrò, perché vedrò come qual è la soluzione migliore che sta meglio con me, con questo meraviglioso scialle. Vi faccio vedere da vicino la luce che dà questo filato. Sono delle piccole, una caduta di piccole stelle. Niente, adesso iniziamo il tutorial. Per la realizzazione di questo scialle bianco di rosa, io utilizzerò nel tutorial, nel campione, un altro filo, sempre bianco con un leggero lurex. Sto usando del fiocco lamé in bianco e lurex. E un uncinetto maggiore del 3,5, così vediamo anche come risulta lavorando con un filato più spesso. E poi sarà vostra discrezione e gusto nell'optare per un filato sottile o leggermente più spesso. Quindi ho in mano il 3,5. Questo è fiocco lamé lungo 100, mi sembra 125 metri ogni 50 grammi, mentre l'altro è più sottile. L'Andy della Tessina, anche se usato doppio, più sottile. Poi mi servirà una forbice e un metro da sarta se vogliamo misurare la larghezza del nostro scialle, ma a parte che io me lo provo direttamente sulla schiena per vedere a che punto sono arrivata e se devo continuare. Allora, per iniziare questo scialle si lavora praticamente in giri di andata e ritorno. Quindi inizio adesso con una catenella di 7 maglie, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vado a chiudere il mio cerchio con un semplice centrino.
Vediamo come risulta, perché essendo un punto rilievo magari questo filato è troppo spesso. Vediamo. Ora mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, carico il filo, entro nel cerchio e faccio un'altra maglia alta. 2 catenelle di separazione. Carico il filo, rientro nel cerchio e faccio altre 2 maglie alte. Una e due. 2 catenelle di separazione. Una e due. Carico il filo, entro di nuovo nel cerchio e faccio altre 2 maglie alte. Due catenelle di separazione, carico il filo, rientro nel cerchio, ultimo gruppo di 2 maglie alte. Questo è il primo giro per un totale di 1, 2, 3, 4 gruppi di 2 maglie alte divisi da 2 catenelle. Ora giro il mio lavoro. Con delle mezze maglie basse, mi sposto nel primo archetto di 2 catenelle, quindi una mezza maglia bassa e con l'altra entro direttamente nel primo archetto. E dentro questo primo archetto vado a fare un punto V doppio, quindi mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, carico il filo, rientro nel primo archetto, faccio una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, carico il filo, rientro nel primo archetto e faccio altre 2 maglie alte. 2 catenelle di separazione, una e 2. Carico il filo, entro nel secondo archetto che è quello centrale e vado a fare una maglia alta, 2 catenelle. E una maglia alta nello stesso archetto. 2 catenelle di separazione, una e due. Carico il filo, entro nell'ultimo archetto e vado a fare un punto V doppio. Quindi 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte nello stesso archetto. Questo è il secondo giro dello scialle. Giriamo il lavoro. Rifaccio il lavoro di prima, quindi con delle mezze maglie basse mi sposto all'interno del primo arco. 3 catenelle sostituiscono la prima maglia alta, vado a fare un punto doppio dentro al primo arco. Quindi 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte all'interno del primo arco. Due catenelle di separazione, carico il filo, salto questo archetto, vado direttamente nel punto V e vado a lavorare 9 maglie alte nell'archetto centrale, un punto V semplice, quindi una, due, tre, 5, 6, 7, 9. Due catenelle di separazione. 1. 2, carico il filo, nell'ultimo punto V doppio vado a fare un punto V doppio, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte nello stesso archetto, 1 e 2.
questo filato che è il fiocco lamé. Se una persona ama un lavoro un po' più morbido, cadente o anche più largo come maglia, può usare tranquillamente anche il numero 4 di uncinetto. Io sto usando il 3,5. Giriamo il nostro lavoro. Rifacciamo il punto W dentro il punto W, quindi ci spostiamo con delle mezze maglie basse e rifacciamo il nostro punto W, quindi 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, una maglia alta, 2 catenelle e 2 maglie alte nello stesso arco. Questa lavorazione sarà sempre fatta all'inizio e alla fine, all'inizio e alla fine del giro. Quindi se questi punti doppi seguiranno tutto lo scialle che si va ad aprire gradualmente. 2 catenelle di separazione. Carico il filo. Ora iniziamo a lavorare il punto in rilievo su questi archetti. Sono 9 maglie alte. Faremo carico il filo, abbraccio la maglia dietro, quindi in rilievo, esco e faccio una maglia alta, la seconda, e la terza. Due catenelle di separazione, una e due. Carico il filo e riprendo, faccio altre 3 maglie alte in rilievo. Una, in rilievo davanti. Due e tre. Due catenelle di separazione, una e due. Carico il filo, vado a fare le ultime 3. Erano 9, 3, 3, 3. Una maglia a rilievo davanti, la seconda e la terza. Due catenelle di separazione. Una, due. Vado a fare il punto W nel punto W laterale, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte e l'archetto sottostante. Io li chiamo punti W. Giriamo il nostro lavoro. Rifacciamo il punto W nel punto W, quindi lo stesso lavoro, 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, 2 catenelle di separazione, 1 e 2. Allora, il lavoro deve risultare sempre in rilievo da un lato solamente. Quindi, mentre nel giro che abbiamo appena terminato abbiamo lavorato delle maglie alte in rilievo davanti, ora dobbiamo far sì che anche nei giri di ritorno le maglie risultino in rilievo davanti. Quindi carico il filo, invece di passare così, andremo a prendere le maglie da dietro, quindi in rilievo dietro. Abbracciamo la maglia dietro e facciamo 3 maglie alte, vedete, prese dietro. E allora darà l'effetto sempre del rilievo da un lato. 2 catenelle, scusate. Carico il filo, una maglia alta nell'archetto di 2 catenelle sottostante, 2 catenelle.
ripetiamo sull'altro petalo, carico il filo, entro da dietro, abbraccio la maglia, maglia alta, carico il filo di nuovo, maglia alta, carico il filo, terza da dietro, maglia alta. Oggi c'è Simba, guardate, oggi c'è Simba che non mi fa lavorare, quindi se vedete delle cose, dei peli, è lui. Allora, 2 catenelle di separazione, carico il filo, vado a fare una maglia alta nell'arco di 2 catenelle sottostanti. E Simba, però io così non riesco a lavorare, devi spostarti un pochino. 2 catenelle di separazione, andiamo a fare l'ultimo petalo, in rilievo dietro. 1. 2 catenelle di separazione, punto V doppio dentro il punto V doppio, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte nell'arco sottostante. Ecco qua. Giriamo il nostro lavoro. Vedete come si presenta? Man mano che voi andrete a lavorare lo scialle, dovete sempre fare attenzione perché la parte del dietro, del retro dello scialle si presenta con queste righe in rilievo. Quindi se voi avete il lavoro che vi presenta queste righe qua, dovete fare le maglie alte prese dietro. Se invece vi trovate dal lato del diritto, dovete fare le maglie alte del motivo prese davanti. Quindi tutte le volte che iniziate un giro, controllate da che parte siete, altrimenti sbagliate tutto lo scialle. Ho già iniziato il lavoro con la ripetizione del punto V doppio dentro il punto V doppio, 2 catenelle di separazione. Ora siamo sul dritto del lavoro, quindi andiamo a fare le maglie in rilievo davanti. Ora andiamo a chiudere il primo petalo, carico il filo, entro davanti, rilievo davanti nella prima maglia e chiudo uno e lascio sull'uncinetto. Carico il filo, entro nel secondo, davanti, chiudo una volta e lascio sull'uncinetto. Carico il filo, entro. Chiudo una volta, ora andiamo a chiudere tutto insieme. 2 catenelle di separazione, 1 e 2. Carico il filo, entro nel primo arco e faccio una maglia alta. 2 catenelle di separazione, entro nel secondo arco, faccio una maglia alta. 2 catenelle di separazione. Questo centrale, questo petalo centrale dei tre, lo chiudiamo il giro successivo, quindi lo lavoriamo come si presenta il rilievo davanti. Quindi 1, 2 e 3. Catenelle di separazione. Carico il filo, maglia alta nel primo arco sottostante. 2 catenelle di separazione, maglia alta nel secondo arco sottostante. 2 catenelle di separazione, andiamo a chiudere l'arco laterale, scusate, il petalo laterale, quindi carico il filo, abbraccio la maglia davanti, chiudo una volta. Carico il filo, abbraccio, esco, chiudo 2, chiudo anche la terza una volta sola e poi chiudo tutto. 2 catenelle di separazione, vado a fare il mio punto V doppio nel punto V doppio, quindi
e poi giro il lavoro, rifaccio il punto V doppio e ricomincio a lavorare. Quindi poi non ve lo faccio più vedere questo passaggio perché è sempre uguale. Faccio vedere l'ultima volta, mi sposto con delle mezze maglie basse. Una, due, tre che sostituiscono la prima maglia alta. Una maglia alta, 2 catenelle, 2 maglie alte. Una e due. Quindi questo passaggio sarà fatto nell'andare e nel tornare del... Vedete qua che si vede? Il giro seguente alla chiusura dei due petali laterali insieme, vedete qui? Si va ad aumentare, si comincia il fiore di aumento dei due lati del ventaglio. Quindi, una volta fatta la mia cornice solita di punto V doppio dentro il punto V doppio, si fanno 2 catenelle e nelle prime 2 catenelle che troviamo qui andiamo a fare l'aumento. Quindi faremo una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta nello stesso archetto. E qui c'è l'aumento. 2 catenelle, carico il filo, entro nel primo arco, faccio una maglia alta. 2 catenelle, carico il filo, entro nel secondo arco e faccio una maglia alta. 2 catenelle, questo arco non lo lavoro, lo salto, carico il filo, controllo il lavoro, è sulla parte rovescia, quindi vado a chiudere queste tre maglie insieme con delle maglie in rilievo dietro, quindi entrando da dietro. Quindi una, chiudo uno, carico il filo, chiudo uno, carico il filo, chiudo uno e chiudo insieme. 2 catenelle di separazione. Salto il primo arco, carico il filo, vado nel secondo e faccio una maglia alta. 2 catenelle di separazione, carico il filo, entro nell'arco successivo, una maglia alta. 2 catenelle di separazione. Ora andiamo a fare l'altro aumento, perché gli aumenti vanno fatti sempre uno all'inizio, nel giro dove vanno fatti gli aumenti, uno all'inizio e uno alla fine, in modo che lo scialle si apra lateralmente. Quindi in queste 2 catenelle sottostanti andiamo a fare l'aumento, che consiste in una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta nello stesso punto. 2 catenelle e adesso ripetiamo il motivo del punto V doppio nell'andata e nel ritorno. Ecco, ho fatto il punto V doppio di ritorno. Ora faccio 2 catenelle di separazione, carico il filo e in questo aumento che abbiamo fatto nel giro precedente vado a fare le mie 9 maglie alte. Quindi una, due, nove maglie alte. Stiamo già ripetendo il nostro fiore, siamo qui. 2 catenelle di separazione, carico il filo, salto il primo arco, vado nel seguente, faccio una maglia alta. 2 catenelle di separazione, carico il filo, nell'arco seguente, maglia alta. 2 catenelle di separazione. Carico il filo, salto il petalo che ho chiuso precedentemente, vado nell'archetto successivo,
maglia alta, 2 catenelle di separazione, carico il filo, una maglia alta nell'arco seguente, 2 catenelle di separazione, salto un arco, vado a fare le 9 maglie alte nel punto V di aumento. 1, 2, 9 maglie alte, 2 catenelle di separazione e faccio il mio motivo di andata e ritorno laterale. Girato il lavoro, ho fatto il motivo laterale, da qui 2 catenelle di separazione. Controllo il mio lavoro, siamo sul rovescio, quindi vado a fare le maglie alte e rilievo dietro. Carico il filo e ricominciamo a fare il lavoro del fiore, quindi da dietro una maglia alta in costa dietro, la seconda, terza, due catenelle di separazione. Cosa cambia tra questo e la maglia gialla di rosa? Che appunto, andando in giri di andata e ritorno, c'è da fare una volta la maglia in rilievo in costa dietro e una volta in costa davanti, facendo attenzione sempre a che giro del lavoro siete arrivati. 2 catenelle, insomma, sto ripetendo praticamente il fiore che vi ho appena fatto vedere qui. Quindi 2 e 3. L'altra diversità è che appunto la rete è più larga, infatti è di 2 catenelle invece di 1 rispetto alla maglia che ho eseguito nel tutorial precedente. 2 catenelle di separazione, 1 e 2. Carico il filo, salto questo arco, vado nel seguente, maglia alta. 2 catenelle di separazione, carico il filo, entro nell'arco successivo, maglia alta. 2 catenelle di separazione, carico il filo, nell'arco successivo, maglia alta. Andiamo a ridurre degli archi. 2 catenelle di separazione, salto questo arco, vado direttamente a lavorare il fiore in costa dietro perché siamo sul rovescio del lavoro e lavoro il fiore allo stesso modo in cui ho lavorato quello sottostante, quindi 3 maglie alte in costa dietro, 2 catenelle, le altre 3, 1, 2, 3, 2 catenelle di separazione e ultime 3, ultimo petalo, 1, 2 e 3. 2 catenelle di separazione e rifaccio il mio motivo laterale di andata e di ritorno. Ecco qua. 2 catenelle di separazione. Controllo il mio lavoro, siamo sul lato del dritto del mio lavoro, quindi eseguiamo il fiore in costa davanti. Carico il filo, entro davanti e faccio le mie 3 maglie alte in costa davanti, 2 e 3. Due catenelle di separazione, carico il filo, vado a fare una maglia alta nell'archetto sottostante.
2 catenelle di separazione, ripeto il motivo in costo davanti, quindi 3 maglie alte in costo davanti, 1, 2 e 3. 2 catenelle di separazione, carico il filo, vado a fare una maglia alta nell'archetto sottostante di 2 catenelle, 2 catenelle di separazione, vado a fare le altre 3 rimanenti del fiore in costa davanti, 1, 2 e 3. 2 catenelle, carico il filo, salto quel primo arco, vado nel secondo e faccio una maglia alta. 2 catenelle, carico il filo, faccio una maglia alta nell'arco successivo, 2 catenelle di separazione, vado a lavorare, salto questo archetto, vado a lavorare il fiore allo stesso modo del fiore che ho già lavorato. Lavorato il fiore uguale al fiore precedente. 2 catenelle di separazione e vado a fare il mio punto W finale di contorno. E poi torno sempre col punto W. Il solito lavoro laterale che si fa all'inizio e alla fine del nostro scialle. Ecco qua, proseguiamo. 2 catenelle di separazione, controllo il mio lavoro, siamo sulla parte dietro, quindi facciamo i fiori con la maglia in costa dietro, carico il filo, entro da dietro, ora andiamo a chiudere il primo petalo, quindi chiudiamo metà la maglia alta, chiudiamo metà la seconda, chiudiamo metà la terza e chiudiamo tutto insieme. 2 catenelle di separazione, carico il filo, maglia alta nel primo arco sottostante, 2 catenelle di separazione, carico il filo, secondo arco, maglia alta nel secondo arco sottostante, 2 catenelle di separazione, carico il filo e vado a lavorare in costa dietro le maglie senza chiuderle insieme, perché come vi ho fatto vedere prima quello centrale va chiuso nel giro successivo, quindi le lavoro come si presentano, 1, 2 e 3. 2 catenelle di separazione, carico il filo, maglia alta nel primo archetto, 2 catenelle di separazione, carico il filo, maglia alta nel secondo archetto sottostante, 2 catenelle di separazione, vado a chiudere il petalo, il terzo petalo, quindi il primo e il terzo vanno chiusi, il centrale si chiude nel giro seguente, quindi faccio 3 maglie alte chiuse metà in costa dietro e poi chiuse insieme, 2, 3 e chiudiamo insieme. 2 catenelle di separazione. Ora andiamo ancora a ridurre dei quadrati. Carico il filo. Il primo non lo lavoro, entro nel secondo e faccio una maglia alta, 2 catenelle di separazione, carico il filo, vado direttamente sul petalo del fiore seguente e lavoro allo stesso modo come ho fatto il fiore che ho appena lavorato. Due catenelle di separazione, vado a lavorare il mio punto W nel punto W laterale in andata e in ritorno. Ecco qua,
A questo punto siamo di nuovo sul giro dell'aumento, perché quando abbiamo chiuso i due petali laterali, il giro successivo è quello dell'aumento. Quindi faccio 2 catenelle di separazione e rifaccio il mio aumento qui nelle 2 catenelle sottostanti, quindi una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta, 2 catenelle di separazione, carico il filo, salto il petalo già chiuso, vado nel primo archetto e faccio una maglia alta, 2 catenelle di separazione, carico il filo, nel secondo archetto una maglia alta, 2 catenelle di separazione, carico il filo, salto un archetto e vado a chiudere quello centrale. Il mio lavoro, il controllo è sul diritto, quindi faccio le maglie in rilievo davanti e vado a chiudere le metà, una, due e tre, la metà, e poi chiudo tutto insieme. 2 catenelle di separazione, salto il primo archetto, carico il filo, vado nel secondo, faccio una maglia alta, 2 catenelle di separazione, carico il filo, vado nell'archetto seguente, maglia alta, 2 catenelle di separazione, salto il petalo chiuso, salto l'archetto, carico il filo, vado sulla maglia alta singola e faccio un punto V, quindi una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta. E ricominciamo in senso contrario, 2 catenelle, salto l'archetto, salto il petalo, carico il filo, vado a fare una maglia alta nell'archetto dopo il petalo chiuso. 2 catenelle di separazione, carico il filo, maglia alta nell'arco seguente. 2 catenelle di separazione, salto l'arco seguente, vado direttamente sul petalo e andiamo a chiudere in costa davanti il petalo. Quindi chiuso metà, la seconda maglia alta in rilievo davanti, chiuso metà, la terza maglia alta in rilievo davanti, chiuso metà e poi chiudo tutto insieme. 2 catenelle di separazione, carico il filo, salto il primo arco, vado nel secondo una maglia alta, 2 catenelle di separazione, carico il filo, vado nell'arco seguente maglia alta, 2 catenelle di separazione, salto il petalo chiuso, vado nell'arco seguente e vado a fare l'aumento, quindi una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta nello stesso archetto sottostante, 2 catenelle e vado a ripetere il mio motivo di contorno in andata e ritorno. Secondo i miei gusti questo cotone è un po' spessino per fare un punto in rilievo, non vorrei diventasse troppo pesante poi lo scialle, quindi io opterei per l'endi della tessina. Eventualmente ci può essere anche una via di mezzo tra il 125 metri in 50 grammi e quello della tessina lavorato doppio, che è un pochettino sottile. Potreste anche usare tipo un delfino 5, che è un 300, se non erro, un 350 metri ogni 100 grammi, e quello sarebbe una via di mezzo. Quindi vedete voi secondo i vostri gusti come insomma volete realizzare, con che filato volete realizzare il vostro scialle. Però se volete uno scialle un po' pesantino e anche se insomma vi risulta poi la fine un po' pesante, cioè il punto traforato si vede benissimo, vedete, magari potete anche stirarlo, comunque il punto traforato si vede benissimo. Ed è uno scialle che è indicato anche per la lavorazione con dei filati invernali, quindi angoretta, mistolana e anche acrilico. Siamo già arrivati ad aumentare di un altro fiore lateralmente,
Ma ora andremo anche ad aumentare di un fiore qui nella parte centrale, qui dove abbiamo fatto il punto V semplice sulla maglia alta sottostante, andrà fatto anche qui un aumento di fiori. Quindi in questo giro, in questa occasione, stiamo aumentando di 3 fiori. Quindi adesso faccio le mie 2 catenelle, 1 e 2, carico il filo, entro nel primo punto V. Doppio questo arco, lo salto, entro qui e faccio le 9 maglie alte. 1, 2, 9 maglie alte nel punto V. 2 catenelle di separazione. Carico il filo, salto il primo arco, vado nel secondo, faccio una maglia alta. 2 catenelle di separazione. Carico il filo. Maglia alta nell'arco seguente. 2 catenelle di separazione. Carico il filo, salto la maglia chiusa insieme, vado nell'arco successivo e faccio una maglia alta. 2 catenelle di separazione. Carico il filo, maglia alta nell'arco successivo. 2 catenelle di separazione. Carico il filo, salto il primo arco, vado nel punto V, faccio le 9 maglie alte. E qui c'è un altro fiore in arrivo. 2, 3 e 9. 2 catenelle di separazione. Carico il filo, salto il primo arco, vado nel secondo, maglia alta. 2 catenelle di separazione. Carico il filo, maglia alta nell'arco successivo. 2 catenelle di separazione. Carico il filo, salto le maglie chiuse insieme, vado nell'arco successivo, maglia alta. 2 catenelle di separazione, carico il filo, vado nell'arco successivo, faccio una maglia alta. 2 catenelle di separazione, salto un arco, carico il filo, vado nel punto V e faccio le mie 9 maglie alte. L'altro fiore aumentato. 9 maglie alte nel punto V, semplice. 2 catenelle di separazione. Ora andiamo a fare il solito punto V doppio di bordura in andata e in ritorno. Due catenelle di separazione. Carico il filo, salto questo arco, controllo il lavoro, siamo sul dritto del lavoro, quindi andiamo a fare il fiore lavorandolo con le maglie alte in costa davanti. E rifacciamo, ripetiamo il lavoro del fiore, quindi è sempre lo stesso. Parto con le 3 maglie alte in costa davanti. L'importante è sempre controllare il lavoro se è sulla parte del davanti o sulla parte del dietro. Ecco, lavoriamo il nostro fiore come abbiamo già lavorato. Ecco, questa è la sequenza che dovete fare per lo scialle. Automaticamente, ripetendo i motivi, aumentandoli lateralmente, lo scialle prenderà la forma appunto di scialle e si allargherà e si allungherà. Quando siete arrivati alla vostra larghezza desiderata, che vi piace di più, vi fermerete a questo giro qua, questo qui delle 9 maglie alte, però andrete a farlo un pochino diverso, cioè andremo un po' a stringere leggermente il contorno. E cosa faremo? Andremo a diminuire qui ai lati degli archetti di 9 maglie alte, che ci sarebbero 2 catenelle. Ne mettiamo una, adesso vi faccio vedere comunque. Quindi, una volta che avrete fatto appunto il punto V doppio di ritorno, farete qui, siccome ci sono già le 9 maglie alte da fare, farete una catenella invece di due. Una, carico il filo, faccio le mie 9 maglie alte, una, due, 3, 8 e 9,
una catenella, carico il filo, salto il primo arco, vado nel secondo, 2 catenelle, carico il filo, entro nell'arco successivo, una maglia alta, 2 catenelle, salto le maglie chiuse insieme, carico il filo, vado nell'arco successivo, una maglia alta, 2 catenelle, carico il filo, arco successivo, una maglia alta, una catenella, carico il filo, salto un arco, vado nel punto V e faccio le 9 maglie alte, 1, 2, 8 e 9. Quindi di nuovo una catenella, quindi vedete una catenella parte l'altra, delle 9 maglie alte. Carico il filo, salto il primo arco, vado nel secondo e faccio una maglia alta. 2 catenelle, carico il filo, vado nell'arco successivo, una maglia alta. 2 catenelle, carico il filo, salto le maglie chiuse insieme, vado nell'arco seguente. Una maglia alta, 2 catenelle di separazione, carico il filo, maglia alta nell'arco seguente, una catenella di separazione, carico il filo, salto l'arco seguente, vado nel punto V doppio, faccio le 9 maglie alte, 1, 2, 8 e 9. Una catenella, punto V doppio su punto V doppio di bordo laterale. 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte nello stesso arco sottostante. Ecco qua. Vedete che un po' si va a stringere. E quindi lo scialle dalla parte della scollatura del collo può essere terminato in questo modo, perché comunque la cappa dell'archetto è già una rifinitura. E il fatto di aver diminuito una catenella per parte stringe leggermente il motivo. Ora andiamo a vedere come finire. Giriamo il lavoro, così vediamo bene perché era sul rovescio. Quello che risulta la lavorazione, punto rilievo su rete sottostante. Ora andremo a vedere, devo pensare come fare il bordo, perché non ci ho ancora pensato, il bordo dei due lati, quelli dei triangoli laterali. Allora, per lavorare il nostro ultimo bordo di contorno dei due lati, quando ho finito l'ultimo giro, prendo lo scialle dalla parte di questi punti V doppi. Sul primo andremo a fare 1, 2, 3, 4, 5, 6 più 5, 1. 2, 3, 4, 5. Contando dal primo, 1, 2, 3, 4, 5, inserisco un uncinetto nella sesta catenella e chiudo con una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Entro nella prima e faccio maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Di nuovo entro nella prima e faccio una maglia bassa. 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entro nella prima catenella di questo motivo lavorata e chiudo con una mezza maglia bassa. Vedete che carino? Ora faccio 2 catenelle,
e 2. Vado nell'altro punto W seguente, qui sulla punta, e chiudo con una mezza maglia bassa. 2 catenelle. Altra maglia, mezza maglia bassa sull'altro sottostante, sulla punta del punto W sottostante. E qui ripeto questa lavorazione, quindi andrà fatta su un giro sì e un giro no. Quindi mi alzo con 1, 2, 3, 4, 5, 6, più 5, 1, 2, 3, 4, 5, contando dalla prima, 1, 2, 3, 4, 5, nella sesta, entro con l'uncinetto e chiudo con maglia bassa. 5 catenelle. Entro nella prima maglia bassa, 5 catenelle, entro nella prima maglia bassa, 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vado a chiudermi all'inizio nella prima catenella con una mezza maglia bassa. E anche questo motivo è finito. Poi faccio 2 catenelle, passo al giro sottostante e faccio sulla puntina una mezza maglia bassa, 2 catenelle, un'altra mezza maglia bassa sulla puntina del punto W del giro sottostante. E ripeto di nuovo un altro, quindi un giro sì, un giro no, andrò a ripetere questa lavorazione. Quando sarò sulla punta del ventaglio, nel forellino d'inizio, andrò a lavorare dentro questo forellino, 3 di questi motivi. E poi tornerò indietro in senso contrario. Questo scialle, anche questo tutorial è terminato. Iscrivetevi al canale, se vi va, mettetemi un like, cliccate la campanella e io continuerò a proporvi gratuitamente dei bei tutorial, speriamo che vi piacciono. Ok, ciao, alla prossima, al prossimo tutorial, un abbraccio.